Giovedì 27 agosto 2015, io sono Andrea Baldeschi e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo i fatti principali della città. Da lunedì 31 agosto, ore 9.30, per circa un mese, a causa dei lavori stradali in via Monte San Gabriele, la linea 44 modificherà il suo percorso. In direzione Cascina Gobba M2 da quartiere Turro, transiterà regolarmente fino a via Le Monza, poi, invece di svoltare in via Monte San Gabriele, proseguirà a diritto via Teotrito, via Aristotele, via Asiago, per poi riprendere regolare. Rimane invece invariato il tragitto in direzione quartiere Turro. Ricordiamo inoltre che sempre da lunedì verranno soppresse le fermate di via Binda 20, prima di via Ettore Ponti sul tragitto della linea 47, in direzione viale Romolo M2 e di via Binda 27 per la linea 74 in direzione piazzale Cantore. Sempre in tema di mobilità, confermata la decisione iniziale. Dal 1 novembre 2015 la Pedemontana Lombarda, l'autostrada che collega le province di Varese, Milano e Bergamo, sarà a pagamento. Si tratta della prima opera autostradale in Italia senza caselli. Su tutto il tragitto della nuova autostrada, infatti, non sarà presente il tradizionale pedaggio con barriere di esazione, bensì un sistema free flow che consentirà di annullare completamente le code, riconoscendo il veicolo e il relativo pedaggio. Oltre che col Telepass sarà possibile pagare via internet accedendo all'apposito portale pedemontana.com e registrandosi. Sarà installato a Mozzate, in provincia di Como, un punto verde per ricevere assistenza e anche per pagare i pedaggi. La società Expo, vista la notevole affluenza registrata negli scorsi giorni e prevista anche per le prossime settimane, ha stabilito che a partire da sabato 29 agosto i visitatori potranno accedere al sito un'ora prima, alle 9, ma solo dagli ingressi di Merlata e di Roserio. Si continuerà invece ad entrare alle 10 da Triulza e Fiorenza. Saranno poi i singoli padiglioni a decidere se continuare ad aprire i loro spazi alle 10 o addirittura anticipare. Anche l'accesso serale, sempre da sabato, sarà anticipato alle ore 18 da tutti e quattro gli ingressi. Inoltre, i pass stagionali, visto che ormai siamo a meno di 3 mesi dalla fine, saranno in vendita al costo di 75 euro, mentre non sarà invece più acquistabile il carnet di 3 giorni, ma resteranno validi quelli già emessi. Concludiamo con la cultura. Apre oggi al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano la mostra Swernance, Chicago and the Food Chain, curata da Hearts Words Projects con la collaborazione del Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano. L'esposizione si propone di documentare attraverso le fotografie di Amanda Rivkin il modo in cui la catena alimentare globale crea opportunità e sfide nell'ambito della soddisfazione dei bisogni nutrizionali, soprattutto nei nostri maggiori centri urbani ed in particolare a Chicago, città gemellata col capoluogo lombardo. Un percorso fatto di storie individuali, ma che in realtà richiama questioni globali, in concordanza anche con le tematiche affrontate da Expo 2015. La mostra sarà visitabile fino al 30 di settembre. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, ci rivediamo domani mattina con una nuova puntata di Good Morning Milano.